Siamo qui con il giornalista Vittorio Zucconi. Buonasera. Buonasera. Vorrei cominciare parlando di un tema in cui tu sei il massimo esperto. Beh, i nuovi media e quindi l'informazione online, sicuramente è una cosa che non ti è nuova. No, nuova non mi è. Beh, possiamo parlare dei nuovi mezzi di comunicazione, quindi in particolar modo di internet, come un allargamento della democrazia, un modo affinché tutti possano comunicare ed esprimere più o meno liberamente la propria opinione? Certamente sì, questo è evidente nel mezzo, però bisogna vedere se l'effetto finale sarà positivo o negativo, perché il problema di ogni democrazia è certamente quello di far esprimere al maggior numero possibile di persone le loro opinioni, però poi c'è un problema dopo, che da questo deve distillarsi un consenso, perché poi bisogna governare, non possiamo fare un'assemblea di 6 miliardi e mezzo di persone al mondo. Quindi quello che internet ancora non riesce a risolvere, ad affrontare, è il problema di come passare da tutti hanno la loro opinione da esprimere a come si fa a coagulare le opinioni poi per governare, perché alla fine bisogna governare, qualcuno deve decidere. I mezzi di comunicazione sono stati fondamentali anche in quella che è stata la campagna elettorale di Obama, sicuramente per la visibilità che hanno offerto Obama anche a livello del pubblico, degli elettori giovanili, di quello che è il pubblico che solitamente fruisce di internet, quindi di Facebook e YouTube. Sai che giovanile tradotto in inglese fa juvenile, non è un complimento, vuol dire immaturo in realtà. Quindi, no, ma certamente hai ragione. Qualcuno ha detto che Obama è stato una creatura dei media. Certamente non sarebbe stata immaginabile la vicenda di Obama senza tutti i media, compresa l'internet, i nuovi mezzi di informazione, soprattutto per la raccolta dei fondi, perché 2,5 milioni, 3 milioni di persone che in internet hanno offerto pochi soldi, 40, 50 dollari, compresa mia moglie tra l'altro, che poi ha dato il mio indirizzo di email, per cui io sono stato tempestato dalle lettere, ancora sono, di Obama che mi scriveva molto affettuosamente, caro Vittorio, anche la moglie mi scriveva, caro Vittorio, un po' che non ho tue notizie, ho pensato che ci fosse qualcosa tra lei e me, ma certamente è stato essenziale, però alla fine non sono i mezzi che hanno fatto Obama, è Obama che ha fatto i media, perché ricordiamoci sempre che qualunque tipo di medium, se vuoi declinare al singolare in latino, è poi come un martello, puoi usarlo per costruire una casa e puoi usarlo per spaccare la testa a qualcuno. Ma tu te l'aspettavi la vittoria di Obama? No, assolutamente no, del resto io scrivo sui giornali, scrivo in internet, sono on the record, come si dice. Francamente lo consideravo un grande fenomeno, interessante, ma per una persona della mia generazione, che era andato a vivere in America, aveva conosciuto l'America nella quale era un reato sposarsi tra persone di razze diverse, insomma, cioè bianchi e neri in sostanza, in cui molti neri non avevano neanche il diritto di voto, quando Obama era già bambino, grande, non stiamo parlando del secolo scorso, l'idea che tanta America dimenticasse il suo colore e la sua storia e votasse per lui mi era difficile da immaginare. Quindi sono stato anch'io sbalordito e sorpreso felicemente da una vittoria così massiccia, perché è stata una vittoria massiccia, che è un fenomeno che resterà comunque nella storia. Poi come andrà la presidenza di Obama, questo è un altro discorso, ancora non lo sappiamo, però il fatto, l'evento Obama è avvenuto e resterà nella storia, come sono rimasti l'omicidio di Abramo Lincoln, detto in senso negativo, una cosa che ha cambiato la storia. Alcuni giornalisti, ospite al Festival Internazionale del Giornalismo. Alcuni giornalisti che resteranno anonimi, preferiamo. Hanno espresso il loro scetticismo riguardo la capacità del G20 di risolvere la crisi economica. Lei cosa ne pensa? Dunque, io devo confessare
che nutro un radicale scetticismo nei confronti dei vertici, proprio come istituzione. I vertici servono a dare a noi l'impressione che i nostri papà e le nostre mamme, cioè i capi, si occupino di noi. Nella realtà ti do una dimostrazione molto semplice: se i vertici servissero a qualcosa ne sarebbe bastato uno. Il fatto che debbano farne tanti vuol dire che in realtà devono continuare a rimediare ai guai che hanno fatto. Non sono i vertici che risolvono i problemi, possono dare delle indicazioni e possono farci credere che c'è in casa il papà che si preoccupa del nostro avvenire, ma anch'io sono molto scettico. Cosa è realmente cambiato in America con l'elezione di Obama? È cambiato profondamente le aspettative e il clima della gente nei confronti del governo. Il passaggio da Bush a Obama è stato il passaggio da un senso di immaturità e di vuoto al vertice della politica americana, o di fissazione con certi temi che sono già quasi scomparsi: la lotta del bene contro il male, l'integralismo religioso, all'idea che ci sia qualcuno che, magari sbagliando, però davvero mette al primo posto quelli che non lo erano, cioè quelli che contano meno. Io ripeto che Obama è la lobby di chi non ha lobby, perché il compito dei governi in un paese democratico è quello di essere la voce di chi non ha voce, perché le lobby giustamente la loro voce ce l'hanno, non c'è niente di male, però tu devi rappresentare i miei interessi. Quelli delle grandi industrie, se li sanno rappresentare da soli, è benissimo. A parer mio, con la vittoria di Obama e la crisi economica, che sono due eventi che hanno che si sono sviluppati nello stesso periodo, nello stesso arco. Non ci sarebbe stata la vittoria di Obama, probabilmente, senza la crisi economica. Ma si è creato una sorta di paradosso, nel senso che l'America viene vista come il paese della crisi, il paese in cui è nata la crisi e si è sviluppata la crisi. Allo stesso tempo, però, con la vittoria di Obama, l'America è vista anche come un nuovo paradiso terrestre, cioè è rinato quasi il sogno americano, il desiderio per gli italiani di andare a vivere in America. Quindi non è un po' un paradosso? Ma vedi, parliamo di due Americhe diverse, cioè l'America che ha fatto vincere Obama è quella che è crollata il 15 settembre dello scorso anno, quando è fallita la Lehman Brothers dalla sera alla mattina, ed è quella, se tu vai a vedere i grafici dei sondaggi, è quello che ha dato la spinta definitiva a Obama, non sarà poi mai più raggiunto. E la sensazione è quindi che questo paese abbia trovato in un partito, in un'espressione politica, in un movimento, perché dietro Obama c'è un movimento, non c'è soltanto una maggioranza, le maggioranze sono facili, ma il movimento, che sia qualcuno che ha trovato la soluzione a un problema che preesisteva, cioè se avessero rieletto Bush, cosa che non era possibile dal punto di vista costituzionale, e improvvisamente dicessimo che bello risolve lui, diremmo ma come si fa? È mai possibile che coloro che hanno creato il problema siano quelli che lo risolvono? Siamo noi in Italia che crediamo che chi ha creato il problema lo possa risolvere. Questa è una generazione diversa, è un uomo fisicamente e visibilmente diverso che incarna la diversità, e questo ti permette di sperare. Volevo concludere con una domanda, che guardando un po' quello che siamo noi, giovani giornalisti, o almeno che speriamo di diventare giornalisti in un futuro. Tu sei un corrispondente dall'estero, cosa suggeriresti ad un giovane che vuole diventare un corrispondente? Cosa fare? E se fare intraprendere questa professione? Ma di solito suggerisco di cercarsi un altro mestiere. Il mestiere di corrispondente dall'estero, come era fatto una volta, è finito. I nuovi media, internet, l'hanno ucciso, perché il corrispondente una volta comprava 12 giornali dovunque si trovasse, se capiva la lingua, perché a volte andavano all'estero senza neanche capirla, li leggeva, diceva oggi le cose importanti sono queste. Oggi voi leggete il New York Times esattamente quando lo leggo io, Washington Post, Wall Street Journal. Quindi la cosa che serve oggi per chi vive all'estero e scrive per un giornale è cercare di capire che cosa succede. Allora, per capire è necessario studiare, essere molto preparati, essere molto umili e soprattutto conservare, secondo me, la dote essenziale,
che è quella di non finire mai di meravigliarsi. Cioè io cerco di arrivare ogni volta in America, quando torno dall'Italia, torno molto spesso, dicendo: ci sono i grattacieli a New York, c'è il Grand Canyon, no, c'è la casa, quella è la Casa Bianca. Cioè conservare quella ingenuità di sguardo che ti permette di vedere le cose che altrimenti dopo un po' dai per scontate, e allora finisci per diventare quei noiosi tromboni che analizzano le sottigliezze della politica interna americana, delle quali non ci frega assolutamente niente. Invece è un perché ogni generazione, anche se le vostre sono più preparate della mia rispetto all'estero, vogliono in fondo riscoprire il mondo, non darlo per scontato. Ecco, il mio lavoro oggi, dopo tanti anni, è quello di continuare a scoprire un mondo senza far finta di aver capito l'America, perché non l'ho capita, non l'ha capita neanche gli americani, ma che l'abbia capita io. Grazie. Grazie a voi.